Nessuno mi può giudicare nemmeno tu. Citazione. Fratelli, sorelle, che state facendo? State vincendo? Non mi guardare così, fratello, sorello. Non mi guardare così. Va bene, loro stanno vincendo. Voi siete fratello e sorella di? Cinisello. Ci avete gli occhi a mandorla? No. E come si dice Cinisello? Che schizzata. L'ho detta. Ma piuttosto che perdere tempo con voi, che adesso inizia la parodia, occhio, seguite tutti. Piuttosto che perdere tempo con voi, ci ho da vedere i fatti miei. Dove sta? Where is? Dove sta? L'imbecille dello sceriffo di Nottingham, ma non sta già mai. Ma è sta, che piacere avervi qui, che piacere. Sono onorato. Un corno. Ahimò, perdici, e poi per bacco, onorato. Allora, ma trovo mai? Dove stavate? Niente, stavo facendo un po' il giro, l'ispezione. Piuttosto, avete riscosso la tassa sull'aria che si... Respira? Sisire. Eh? Sisire. Come parli tu? Sì. Come parli tu? Che cosa è sisire? Che significa? Sì, signore. Sì, come parli tu? Sono inglese, sono sceriffo. Di dove? Di Nottingham. Ah, ecco. Bene, allora dobbiamo rispondere alla tassa sui conti correnti. Proprio fare esagerati, amma! Come esagerati? Ma sì. Secondo te, io sono Mary di Coria, io! Ah, chi è? Bastardi! Chi è? Ma chi è? Il sindacato! È Marianna, quella rivoluzionaria di nostra donna! Fuori! Il popolo vi odia! Che cosa? Popolo vi odia! Scusate un attimo! Traditori! Non ho capito, Marta Provi, ripeti! Il popolo vi odia! E a noi che ce la porta! Oh, Giovanni, voi volete usurpare il trono! Sì! Come Flavio Martelli! Che bello regnare, che gusto regnare! Che bello regnare! Che bello regnare! E Giovanni sarebbe mio zio, Re Riccardo è partito in crociata, la sua legge chi gliela scippata, suo fratello che è questo qua, che è questo qua, lo sceriffo, è un tipo sai losco, io tartasso la gente col fisco, vuol sposarmi ma non lo gradisco, presto tardi mi vendicherò, ma per fortuna che è Riccardo, è il britannico e non lo comparto, c'è Giovanni mamma mia, perché antipatico che ci sia. Oh, sceriffo, non vi sposerò mai, siete più sciocco di Davide Mengacci. Giovanni, non mi vuole. È colpa tua, sei tu che ti fai schifare. Mi faccio schifare. Ti fai schifare sì, perché non metti mai mano alla tasca, che sono presentino, un regalino, un fiorellino. Ma dai, regalo tosto. Perciò ti fai schifare, vabbè, comunque non ti preoccupare, che adesso la faccio richiudere nel torrione. Ma non ce l'è finita, c'è arrivata soltanto piccola pasticceria e sfugliatelle. Che cosa è finito? Un torrone. Il torrone è finito. E il babà c'è sta? Sì, con la crema. Con la crema, certo, c'è stai tu, c'è stai, fai il babà. Il torrione, dico io. Il torrione. Con lei. Ah, va bene. Il torrione. Forza, sì. Richiudetela nel torrione. No! No, il torrione, no! Ti prego, no, il torrione, no! Ma scusami, dai, ma che ci hai messo nel torrone tu? Le mandorle! Signora, che ci sta nel torrione? Che cosa non manca? C'è la vacca di tramassaggio! Ma portatela fuori, portatela al torrione! Ah, sì! Ma intanto verranno venute a salvarmi! E a lui che ce la porta? A noi! Ma chi è il suo Robin Hood? No, lo chiedo a te, chi è il suo Robin Hood? Ah, sì, ma mi dimenticavo in meglio, sì, è un disgraziato, un cretino, uno che ruba i ricchi per dare ai poveri! Ma dico, io nel 1992 ci stanno ancora sussurri, dico io! E beh, scusami tanto, ci riesce? No, è come lo Stato italiano con il fisco. Non c'è sta problema, che ci sta da preoccuparsi? Popolo di Nottingham, finalmente dopo 3 mesi di digiuno siamo riusciti a rubare questo maiale nella riserva di quel porco dello sceriffo. Viva il maiale, abbasso il porco! Il cosciotto è mio e lo gestisco io! All'attacco! Un momento, arriva Robin Hood, scansatevi! Riove nodo! Ah 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 ah!
sparo, bel colpo. Io non mi dire che tiene la binù. Ho una mira infallibile, quanto voglio dire? Dunque, quante volte vi devo dire che non dovete mangiare la cacao, la carne che contiene grassi insaturi? Vabbè. Tipo mole, e invece dovete operare i prodotti della linea Robin Hood, prodotti naturali per tutte le stagioni, per esempio non so, la propoli, il miele, le babocche. Siete, ma se posso spalmare la maionese sulle bacche? No, fa male, vi fa alzare il colesterolo. E poi schiatti e muori, eh? Vabbè, ma muoio più contento, però. Vigne l'acqua che sta fuori dalla città, non abbiamo frigo e l'elettricità, il televisore con la pubblicità, e facciamo bene a paella carrà, manca l'acqua calda con l'elettrico, ma facciamo quello che ci va. Qui nella foresta che si chiama Sherwood, quando viene l'estate ce ne siamo mezzi nu. E mangiamo cervi senza cuocere il crudo, siamo tutti forti da carattere e rude. Qui si fa fatica, si lavora, si su, e ci comanda Robin Hood. Robin Hood, oh! Su mascalzone! Robin Hood, oh! Il gargoglione! Robin Hood, oh! Il gammarpione! Questo muore sempre nei momenti meno opportuni. Ma lo può fare una cortesia, scusa, ma la posta non la possiamo ricevere? A mezzo raccomandato come tutto quanto, che qua ogni volta ci rimettiamo un uomo. No, scusa, tielo giù morto giù, tielo giù, Se qua non ti muovo. Senti, do un cazzato allora vino. Dunque, no, vedi, questi sono i piccoli problemi della posta aerea. Sì. Comunque non ci sono problemi, guarda chi è che ha scritto. Chi ha scritto? Ha scritto mamma. Ah, ha scritto mamma? No, ha scritto... La signora Lidia ha scritto, meno ma. E come sta Angelino? Ha scritto mamma. Mamma. Maradona, vuol tornare a Napoli. Marianna ha scritto Marianna. Marianna ha scritto Marianna. Ha detto che è chiusa nel Totò. È chiusa nel Totò. Ha capito. È chiusa nel Totò. Tadò Cadugna l'ha fatta prigioniera. No, è chiusa nel Totò. Tadò Savio, vuoi cantare la canzone? È chiusa nel Totò. Ma come parla? Nel Torrione! Guarda che... Nel Torrione, no! Cosa c'è? Maledetti! Cosa c'è nel Torrione? Non c'è la vasca idromassaggio! È una brutta cosa! Ah. Sentite! Allora ascoltatemi, bebè. Io vado a salvare mamma, sì, Marianna. Mamma. Non mangiate la cacà! Il cacao? No, non ci mangiate la cacà! Ci vediamo un bello caffè, vero? Dopo non mangiate caffè. La carne! La carne, che ci mangiamo? Vi mangiate queste prugne, sono prugne liofilizzate, senza additivi, senza conservanti, fanno bene. Non mangiatele tutte, va bene? No, ce le conserviamo. Mi raccomando, sono buonissime. Ci vediamo dopo, eh? Non vedevo l'ora di mangiare due prugne, è vero? All'attacco del cosciotto! Oh, Robin! Rude maschio! Infallibile arciere! Perché non vieni a salvarmi? Mamma! Robin! Mamma! Robin! Mamma! Sento una voce, Robin! Mamma, sta arrivando! Sta arrivando, mamma! Sei venuto a salvarmi! Marianna, non ti vedo! Dove sei? Sono qui! Dove? Qui! Ovvio che... Ah, ciao, salve. Sei venuto a salvarmi, Robin. No, sono venuto a proporle invece i prodotti della linea Robin Hood, prodotti naturali, senza conservanti, senza additivi. Guardi, le ho portato. Guardi, le faccio vedere, è una cosina molto carina. È veramente un profumino molto carino. Questo è muschio della foresta, fatto con le, come si potrebbe dire, con le ghiandole dell'alce, gli ormoni, sa? Che schifo! Hai lasciato la tua banda per venire fin qua giù. E portare una lavanda a colei che amo più. Oh, oh Marianna, bandito sono mo. Se Riccardo torna al trono, un contado ti darà. Hai sentito lo sceriffo, vuol sposarmi là per là. Noi di Sherwood garantiamo che il suo piano fallirà. Oh Marianna, resisti col tuo zio, che se tutto andrà benone a sposarti sarò io. Oh, addio mia adorata, vedrai che appena tu passerai per la foresta di Sherwood noi ti salveremo. Oh sì. Un bacio, un tumido bacio. Come sei
purga. Grazie. Robin! Fatto male? Porco vacca, stavo meglio prima, ne? Ah, che botta. Comunque non ti preoccupare, Marianna. Sì? Marianna? Marianna, non ti preoccupare, mi faccio un impacchino di argilla, ne? Robin, tieni questo anellino per ricordo. Grazie. Alla faccia dell'anellino, ne? Oh. Sentite, sentite come mi desidera. Sento già di averlo colpito, il mio Robin. Mi sto proprio consolando perché la nouvelle cuisine, no? È il modo migliore di mangiare quando tu ti mangi in maniera... Arcieri di Cecè! Arcieri di Cecè! Di Cercola! No, Arcieri di Cecè! Di Shakespeare! No, di Cecè! Di Cecè! Di Cecè! Vade! Ascoltatemi! Sì, dimmi. No, scusami un momento. Questa qua... Quale sarebbe questa qua? Questo è... un osso di prugna? Ah, questo è un osso di prugna? No. E secondo te io sono un imbecille, ne? Sì, no, no, cazzata, ti tiro meno, sai? Quante volte mi ho detto che la carne non la dovete mangiare? Dunque, attenzione, tra poco passerà la carrozza della regina. Sì. E con Marianna sopra. Sì. E c'è anche la scocò. Ho capito, c'è la scò, la macchina non si vede. C'è la scò. La scocco d'alluminio, bello, fatto bene. C'è la scocò. La scò che... C'è la scorta. La scorta, l'ha detto. Come facciamo ad attaccarla? Come facciamo ad attaccarla? C'ho un'idea! Se provassimo col Bostic! Oh, ma come può bloccare è quella carrozzella? È dentro è piena d'ore, lì c'è pure la mia bella. La possiamo circondare un po' da tutti i lati. Ma che cosa dici, è tutto pieno di soldati. Io mi truccherò e mi travestirò come una polizella. E li ingannerai e gli ruberai pure la scarsella. E così da solo andrò sulla carrozzella. Per salvar Marianna rischierò di andare in cielo. Cosa vedo? Vedo arrivare da lontano una carrozza! Presto! Io vado, l'affronterò da Sosò! Da socialista! Ma che da socialista? Da Sosò! Da sociologo! No, da Sosolo! Ah, l'ha detto, da Sosò! Vabbè, intanto io vado a telefonare a Re Riccardo! Ma non è alle crociate? Sì, ma mi ha lasciato il numero del telefonino! Però, che già che bolletta, ne? Uffa, sì! Perché non ci fermiamo? Dai, fermiamoci, zio, su! Fermiamoci! Ma non è possibile viaggiare con te! Scusa, che sei venuto a fermarti! Ci siamo fermati 10 minuti fa a volta il filo! Ma io ho fame! La traccia! 10 ore ormai di viaggio. Su, fermiamoci a un fast food. Frenar non ho coraggio, sento odor di Robin Hood. Forza andiamo in fretta via. Voglio un po' mangiare e cerca almeno un bar. Che lagna, Marianna, che lagna, facciamo in fretta via. Va bene, smettiamolo col camerflotti, Va bene? Che ride questo? E mi ride sempre! Abbiamo fatto un viaggio che... Ti perdo la treccia, zio! Aspetta, allora, tagli la mano che mi hai fatto venire male di stomaco! Dai, ho fame, zio, ho fame! Un attimo che devi mettere a posto, che è caduto il microfono, e tu hai fame, io posso andare avanti! Allora, lo tagli in mano, vedete? Bene, allora a quel saluto, una cosa veloce, un toast a te, un caffè a me e a te, un latte di mandorlo. Non esagerare, per cortesia. Forza. Signoria vostra, sì. Benvenuti nella foresta di Cecè. Cerviteri? Volete qualche prodottino della foresta? Che dobbiamo fare? No, non è possibile, voglio comprare come, comprami qualcosa! Non posso comprare tutto! Già
abbiamo preso i tappeti da Tre di Bergamo, gli accendini da Due di Sondrio. Allora non possiamo, non dai che spicci, non dai che spicci. Volete dai che dia una pulitina al crocro, al crocro? A Cucù, vieni a casa la pulizia. No, Cucù, che ti chiamo al crocro? A che cosa? Al cruscotto. Al cruscotto, ma sa miseria al cruscotto, ma... Guarda una cosa, Sherry, e me mi devi credere che io ti prenderei a schiaffe per la rabbia che mi prendi addosso. E beh, io ti farei, io ti prendo questa foresta di Sherwood e di mandare una cosa impossibile, ogni semaforo ti trovi, non lo so, come dire, a Sorarella, no? Sì, no, no, i lavametri, che pece Milano, pece Milano. È vero, è vero, è vero. Ma sta possedendo una cosa, io non sono Sorarella. Ah, non sei Sorarella? No. Sei un ambulante? Sono Robin! Hood! E a lui che ce l'ha fatta! Ah, bene! Voi siete Cicci! Voi siete Cicci! Seconda... Cicilla Pasquale! Voi siete Cicci! Cicilla Pasquale! No, voi siete Cicci! Ciccia Franco! No, siete Cicci! Sì, sì! Circondati! A me arcieri! A te arcieri! Scusate un attimo! Gli arcieri, vogliamo vedere gli arcieri! Dove sono gli arcieri? Cosa c'è? Sono sporsi nel bosco di Sherwood! Sono sporsi? Sa, tutte quelle prugne! Lei è parente di Polo Villaggio! Ma mi fate il piacere, mi fate il piacere! Robin, posso dirti una cosa, amore? Sì. Il tuo piano faceva schifo! Basta! Oh! Basta con queste insepotenze, con questi vomiti, con queste sdolcinatezze! Ma vogliamo smettere! Ah, ma sì. Veramente, che vogliamo fare qua? Basta così! Basta, arrestatelo, forse, pigliatelo, no, bloccatelo! Fermi! Chiamate un boia! Un boia! Boia! Signor boia! Boia! Faccio boia Armando! Boia! Forza! Boia! Forza! Forza, venite qua! Tagliate il naso a quest'uomo! Tagliate la testa! No! Marianna, no, per te ho veramente perso la testa, la testa, te. No! Un momento! I nordisti! Sua maestà, Riccardo Pepperecchia Guardileone! Scusate, ma non era alle crociate? Ma quale crociata? L'ho trovata dentro la regia. Vai con la 2, vai con la 3, allarga la 4. Eccolo qua. Bene. Bene, bene. Allora, facciamo presto che siamo sempre in ritardo. Liberiamo Robin Hood. Grazie, maestà. E vi sono felici e contenti. Dammi la 2, Anna. Pronto, Max? Vai con la sigla, Franco. Veloce, veloce, veloce. Per andare contro Giovanni di nascosto qui in Bretagna indosciamo questi panni e tombammo qui in campagna. Tomba qua, tomba là, tomba su e tomba giù. Con le guardie alle calcagna ci nutriamo solo di brugna. Ma nessun di noi si lagna e marciamo in pompa magna. Bomba qua, bomba là, bomba su e bomba giù. Ed a spese di Riccardo li rivesto da Versace. Allo Robin non gli piace, io lo trovo molto audace. Trovo qua, trovo là, trovo su e trovo giù. Siamo gli arcieri di Sherwood che quando passano i cuori infiammano. Le tasche svuotano, mangiamo i buoni di Sherwood. Viva le nostre di Marianne Robin Hood. Grazie. Grazie. Grazie al nostro frate, al re, al sceriffo e al nostro all'interpretazione speciale, alla guest star. Grazie, grazie.